Tra l'ultimo DPCM nazionale firmato da Draghi e l'ordinanza del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ci sono delle differenze, in particolare sull'apertura dei parrucchieri e delle scuole dell'infanzia ai nidi, condizione che ha creato sulla popolazione dei comuni interessati da queste ulteriori restrizioni che, ricordiamo, in provincia di Teramo riguardano tre comuni costieri, Roseto, Pineto e Silvi, non poca confusione. Per questo motivo il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, chiede maggiore chiarezza, visto che il presidente Marsiglio parla di area costiera come di una zona non più definita rossa, ma nella quale ci sono maggiori restrizioni rispetto alle zone arancioni. Pineto, Silvio e Roseto sono di fatto in zona rossa, poi ai fini delle ultimissime disposizioni regionali siamo in zona arancione, una specie di zona arancione rafforzata, con ulteriori disposizioni. È successo che nel giro di 2 giorni sostanzialmente il colore è diventato da rosso a arancione, le scuole da chiuse e aperte, almeno quelle dell'infanzia, i nidi, parrucchieri da chiuse e aperte, ecco, per una sovrapposizione appunto di disposizione DPCM Conte, DPCM Draghi, ordinanza regionale, oltretutto quella nazionale DPCM Draghi la si conosceva, quindi quella disposizione lì si poteva in qualche modo già immaginare che producesse gli effetti sul territorio. Per noi sindaci non è facile, ecco, questa è la... noi vogliamo collaborare, siamo qui per questo e siamo i primi interlocutori verso i cittadini, perché di fatto poi si rivolgono a noi. Cerchiamo tempestivamente anche di trasferire poi sul territorio quelle che sono le disposizioni. In questi giorni non è stato facile, perché nel momento in cui eravamo pronti a comunicare ai cittadini cambiavano nuovamente le regole. Ecco, l'auspicio nostro è che si possa davvero in qualche modo condividere tutte le scelte e fare in modo che siano più lineari possibile, perché è già difficile questo periodo per i cittadini, per le famiglie, per le attività. Se perdiamo di credibilità noi rendiamo ancora più difficile la quotidianità e l'andare avanti, insomma, e soprattutto la speranza che ognuno ha di uscire al più presto da questo momento terribile.